sono in mezzo. No, non è in mezzo, però va bene, dai. No, dimmi. No, perché c'è quella porta lì che non è chiusa. Che... adesso la vado a chiudere. Ciao a tutti, io sono Anna B e quello che state guardando è MZoom, il format di video interviste pensato e sviluppato da Musical Zoo in collaborazione con gli amici di 5-6, dove daremo voce e spazio a tutte quelle realtà che abbracciano come noi queste tre categorie che abbiamo nel cuore: la musica, l'arte e la cultura. Siamo partiti. Quali sono i timori, le speranze, le perplessità e le prospettive in questo ambito molto particolare? Lo spettacolo, la musica. Andremo a chiedere agli ospiti di stasera, ossia Laura Castelletti, vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Brescia dal 2013, e Alberto Belgesto, musicista, cantautore, organizzatore di festival e concerti. Ora con me Marco Tambussi, colui che è il vicepresidente dell'associazione Musical Zoo e colui che è stato il direttore generale per 10 anni di Musica sul Fame. Ciao, grazie Anna, grazie mille. Ciao a tutti, ciao, ciao. Laura, ciao Alberto. Chiaramente l'argomento che andiamo a trattare stasera è un argomento un po' non facile. Noi non avremmo mai pensato di poter vivere un momento del genere nel mondo, in realtà, nella nostra vita, e la nostra vita tocca a tutto quel mondo che è la musica, lo spettacolo dal vivo, gli eventi, la socialità. Il timore attuale è che ci si dimentichi un po' di tutte queste figure che hanno dato vita ai numerosi eventi, a tutte le figure in generale che ruotano attorno a quel mondo. Come possono essere tutelate le figure che lavorano nel mondo dello spettacolo? Vi ringrazio per questa serata. Devo dire che ancora una volta Musical Zoo si dimostra non solo l'occasione di un festival, del fare festa, del trovarci in castello, ma ancora una volta offre l'opportunità di usare la testa, di riflettere, di provare a guardare un pochettino più in là. È una caratteristica che avete sempre avuto in questi anni, quindi mi piace l'idea che, insomma, la mantenete anche nel digitale, sfruttate ogni occasione per riflettere, insomma, per guardare avanti. Vorrei fare una distinzione tra quella che è la mia percezione di questo momento a livello nazionale, e lì io sono molto indignato, perché tu prima dicevi in qualche modo rischia di essere dimenticato il settore del pubblico spettacolo. È però più che un timore, questa per adesso è una certezza. Questo settore non è mai stato neanche nominato in nessuna conferenza stampa, in nessun decreto, in nessuna conversazione. Però penso che chi lavora in quel mondo, ed è tantissima gente in Italia, abbia gli stessi diritti, la stessa dignità di altri lavoratori. Si potrebbe anche semplicemente dire: in questo momento questo settore deve aspettare, però stiamo mettendo in campo delle idee, delle energie, stiamo, come sta succedendo a livello locale, che invece abbiamo tutte le attenzioni che secondo me meritiamo come promoter. È un oggi molto difficile, molto complicato. Se guardiamo in particolare al mondo della cultura, al mondo della musica, dell'arte, che è quello che voi rappresentate, è un momento molto complicato. Io ho avuto occasione, ho incrociato Marco, ho incontrato Alberto, insieme anche a tanti altri musicisti, organizzatori di festival. Io ho sentito tanto l'esigenza di mantenere questo tipo di contatti anche nel mondo virtuale, anche adesso che non ci possiamo vedere. Mi interessa sapere anche un musicista che ha 20 anni, come sta vivendo questo periodo, la sua creatività, che cosa vorrebbe, cioè mi interessa molto. Se i concerti si rifarà e si ritornerà nelle piazze a ascoltare la musica senza mascherine. Scusa, no, se mi intrometto, allora, Anna, volevi... No, io dico cose che magari le tagliano. Ma no. E allora nelle discussioni che abbiamo avuto hanno cominciato a delinearsi, secondo me, 3 piani di azione. Da un lato un'attenzione al percorso nazionale, che è un percorso nel quale si deve chiedere con forza il riconoscimento di professionalità che oggi non sono riconosciute. Poi c'è un livello locale per capire insieme come possiamo, appena aprono i cancelli, riprendere seguendo le regole,
quel che dobbiamo fare, che secondo me non è il percorso solo del digitale, evidentemente, perché i concerti sono fisicità e sono condivisione di momenti e allegria. E poi forse l'altro terzo filone che un po' si è delineato nel confronto che ho avuto con i ragazzi e le ragazze della musica è anche l'aspetto di dire forse dobbiamo costruire, inventare anche un modo nuovo di promuovere le tante realtà musicali che noi abbiamo sul nostro territorio. E quello è un terreno sconfinato dove appunto si chiede aiuto. Noi abbiamo una sede, Festa della Musica, abbiamo Moca e lì vorrebbe diventare un quartier generale. Molto interessante, questo è già un primo step. Iniziare a identificare magari dei luoghi su cui l'amministrazione potrebbe pensare di investire tempo per il momento e idee e far magari convogliare le possibilità che ci sono di sviluppare le varie forme di intrattenimento. Questo periodo di lockdown può essere l'inizio di una rivoluzione culturale? Qua rischia di una involuzione. La rivoluzione è necessaria per cercare di non perdere tutto. Bisogna che la rivoluzione si faccia tutti quanti insieme, perché da soli i nostri musicisti da soli non possono fare questa rivoluzione. Ora che questa macchina anche promozionale si è fermata e la gente si è abituata a trovare il proprio svago necessario in questi giorni, in Netflix, nelle serie TV, ci sarà da fare un grosso lavoro. Perché la gente si è abituata a questo, mi sono abituato anch'io, devo dire, e bisognerà fare un grosso lavoro per riportarla là dove stava prima, perché purtroppo mi sono reso conto che senza spingere le cose non succedono. E quindi tutti quelli che lavoreranno in questo campo, che ci saranno ancora al momento giusto, in quello in cui bisognerà ripartire, purtroppo hanno davanti una grande sfida, che è quella di riattirare l'attenzione di tutti quanti, perché quella è l'unica condizione esistenziale perché questa cosa si possa fare. Ci siamo abituati agli streaming, ci siamo abituati a Netflix, eccetera. Però dico anche che alle cose belle, alle cose che creano emozioni, si vuole sempre tornare. Io non penso a una rivoluzione, lo dico sinceramente. Penso invece che ci sia e sia possibile un'accelerazione di alcuni processi che magari si erano già in qualche modo avviati. Cioè, se penso ai musicisti, penso che per esempio una cosa che potrebbe essere utile in questa fase 2, che potrà, secondo me, poter dare dei suoi frutti nella fase 3, potrebbe anche essere qualche travaso e passaggio di competenze. Cioè io vedo delle sensibilità, delle grandi competenze da parte di una fascia di, diciamo che ormai viaggiate su 35-40, ecco, non siete più ragazzini neanche voi. E anche tante giovani realtà che hanno voglia di crescere, con le quali forse non si dialoga abbastanza, non perché debba esserci un passaggio generazionale, ma perché ci si debba compattare da questo punto di vista, perché abbiamo bisogno anche lì di energie nuove per andare avanti e per viaggiare. Non le ha solo la politica, ecco, intendo dire, queste esigenze di rigenerazione. Guarda, ti posso sottolineare questa cosa perché noi come Musical Zoo, come ben sai, conosci bene il nostro percorso, sì. Ci troviamo oggi a fare questa piccola cosa che secondo me è proprio un punto di partenza con delle nuove facce all'interno dell'associazione. Idea è una buonissima notizia. Sì, perché comunque diciamo che i protagonisti sono Anna però io conosco. Sono Marco Bellebono, sono Irene, sono Maria Luisa, tutte quelle persone che sono entrate e comunque hanno finito con noi il periodo di Musical Zoo Festival e speriamo di cominciare con tanto, tanto altro. Poi eravamo già pronti quest'anno per il castello, ci teniamo pronti per il castello. Esistono delle proposte per i prossimi mesi? Io vorrei dare un piccolo suggerimento. Nessuno aveva percepito questa fase intermedia, questa fase in cui effettivamente non saremmo tornati alla normalità. Però anche la fase 3 sarà la normalità. Quando, diciamo, finirà l'emergenza, avremo le stesse cose che avevamo prima. La gente uscirà e andrà al Lio, andrà al Carmen Town, andrà alla Latteria, andrà al Latte Più, andrà al Circus,
passerà così le serate come le passava prima. Ora, tutte queste realtà non sanno se riusciranno a superare questa fase, questo è il tema drammatico. C'è il rischio, ed è giusto che la gente lo sappia, che molti posti a cui siamo legati non abbiano la possibilità di riaprire. Oltre che, scusa, molte aziende dello spettacolo, certo, molti tecnici dello spettacolo cambino lavoro, molti musicisti cambino lavoro, semplicemente, cerchino il lavoro. Allora chiedo a Laura questa cosa. Allora, quest'estate sono saltati tantissimi eventi, in primavera, in estate, e purtroppo adesso c'è anche il rischio che saltino in autunno. Noi sappiamo che la Fondazione SEM è stata da sempre in prima linea a sostenere quelle che sono le iniziative che ritengono valide. Secondo me potrebbe avere senso fare un censimento di tutte quelle realtà che negli anni precedenti hanno proposto musica in città. Secondo me una delle cose che si potrebbero fare è vedere se effettivamente ci sono risorse che non sono state spese in questa primavera, estate, autunno dalla Fondazione, e cercare di capire se queste realtà in effetti saranno pronte a ripartire. In quel caso provare a sostenerle, come dire ok, ma voi un'altra stagione sareste in grado di farla, noi possiamo aiutarvi in questo modo. Magari si potrebbe ragionare, almeno per questa stagione, più che andare a finanziare progetti nuovi, a cercare di salvare quelli che erano tutti quei progetti che già c'erano. La fondazione potrebbe dare un contributo per alleggerirsi dei costi, così che tu non perda la voglia, la volontà di investire in questo settore, di organizzare cose, perché secondo noi sono importanti. Questa potrebbe essere una strada. Credo che abbia detto cose giuste, Alberto, nel senso che trovo che questo sia innanzitutto un modo nuovo di approcciarsi, incominciare a guardare il tema e dire sì, ci possono essere dei percorsi, ci sono le alternative, io ti offro questo pensiero, riflessione. Il tema vero, purtroppo, dal quale fatichiamo a schiodarci è quello del non sappiamo che cosa succede adesso. Se solo ci fossero le condizioni per fare una cosa di questo genere, ti direi, guarda, mi metto pancia a terra, ci mettiamo insieme e ci lavoriamo. Il tema è che non sappiamo cosa potremmo fare. La fase 2 è quella dove dobbiamo trovare delle soluzioni che non sono quelle che probabilmente preferiamo, ci piacciono, in attesa di immaginare che un giorno arrivi la fase 3, speriamo il prima possibile. Dopo io sono più ottimista rispetto ad Alberto sulla fase 3. Secondo la mia opinione si ripartirà prima concretamente dal locale più che dal nazionale. E comunque ci si rimette in moto ognuno, diciamo, secondo le disponibilità e secondo poi le forze che si avranno. Ho chiesto ai miei, chi lavora con me in assessorato alla cultura, di ragionare su dei modelli. È chiaro che è difficilissimo, adesso si va un po' di creatività, di fantasia, poi quando avremo i modelli da seguire, le autorizzazioni per fare, adatteremo. Però l'idea che io vorrei trasmettere, cioè che non siamo stati fermi e non vogliamo stare fermi, con gli strumenti che avremo a disposizione proviamo a ripartire. Siccome so che Laura avevi in mente di organizzare qualcosa, avevi il dubbio se aveva senso farlo o no, in che modo per l'estate, io comunque credo che chi lavorerà quest'estate, diversamente dalle estate precedenti in cui bisognava avere il nome gigante per portare la gente, quest'anno basterà organizzare qualcosa di semplice e sarà qualcosa di molto bello, sarà molto importante, sarà un segnale, sarà qualcosa di simbolico. Io conto su di voi, perché quando incominceremo a immaginare queste piccole cose da fare insieme, conto su chi ha l'entusiasmo, la capacità di trascinare, ha le idee, è innovativo, raccoglie le sfide, ha passione, per cui dobbiamo farla insieme questa cosa. Non la posso fare io da sola con l'amministrazione. Siamo stati abituati a viaggiare tutti insieme in questi anni e mi piacerebbe molto che questo percorso continuasse. Ottimo. Allora, Anna, cosa bisogna dire in questi casi? Vi ringrazio tantissimo e ricordo tutti quelli che ci stanno guardando che potrete rivedere questa puntata e seguirci nelle prossime seguendo tutti i nostri canali social, ci trovate su Facebook, Instagram e vi aspettiamo nella prossima. Bene, sono curiosissimo di vederla. Grazie dell'invito. Grazie. No, grazie a voi. Bene, grazie a voi, grazie a voi, è stato un piacere. Aspetta, c'avevo il sorriso quello da... Hai interrotto la registrazione. No, va bene.